Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Misterio. Ragazzi, vi ricordate del vecchio video sul Pet Festival? Ero lì che stavo guardando un'azienda in particolare che aveva attirato la mia attenzione, AquariaTech. E questa azienda qui si propone di automatizzare certi aspetti dell'acquariofilia, dai cambi d'acqua ai rabocchi automatici, e io questa cosa non potevo certo lasciarmela sfuggire. Prima di iniziare il video, ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che porto qui dentro. Una delle cose che ha sempre caratterizzato la mia vita è la mia pigrizia e la mia propensione per la tecnologia. Infatti, casa mia è totalmente domotizzata e sembra essere dotata di vita propria. La domanda che mi sono posto è: ma possiamo fare la stessa cosa con gli acquari? E alla fiera ho trovato questi prodotti qui della Wimar. Sono prodotti che permettono di domotizzare le proprie vasche e di automatizzarle su certe piccole cose. E una cosa che mi ero ripromesso di fare per l'estate scorsa era quello di prendere un rabocco automatico per l'acquario. Che cos'è un rabocco automatico? D'estate, con l'alta temperatura, è normale e fisiologico che l'acqua evapori dalle nostre vasche, però cosa succedeva? Nel 180 litri, mano a mano che l'acqua qua si abbassava, dovevo continuamente andare a fare un piccolo rabocco dell'acqua, quindi dovevo spremere la tanica, dovevo alzarla, dovevo versare un po' d'acqua, ed era una cosa che odiavo fare, detestavo fare, perché io, dovete sapere, che sono una persona estremamente pigra. E quindi se c'è una macchina che vi può permettere di fare un lavoro al posto mio, è la benvenuta. E oggi volevo presentarvi questa piccola macchinina. Prima di aprire la confezione, ragazzi, però una piccola precisazione: è importante mantenere i livelli dell'acqua allo stesso livello, soprattutto se stiamo facendo acquari spinti. Perché è importante? Perché l'abbassamento del volume d'acqua comporta l'innalzamento dei sali presenti all'interno del liquido, ossia meno acqua c'è, più i sali si concentrano. Quindi cosa vuol dire? Più il sale si concentra, più il pH subisce variazioni. Più il pH subisce variazioni, più i micro debolmente legati precipitano, più, cioè, succede un disastro a livello chimico. Dobbiamo riuscire a mantenere i livelli stabili. Quindi, visto che quella vasca in salotto mi ha dato qualche problemino di sbalzi di pH, ho deciso di prendere questo rabocco automatico e di illustrarvi a voi un po' come funziona. Dovete sapere che ne esistono due versioni: la versione con applicazione, che è scaricabile da Google Store oppure anche da App Store, e una versione meccanica che non ha l'applicazione sul cellulare, non si connette a Wi-Fi. Personalmente, però, dato che io sono uno molto tecnologico e gli piace avere tutta la casa domotizzata, ho optato per la versione con l'applicazione, che poi anche andremo a vedere. E la differenza di prezzo è una decina d'euro, 10-15 euro tra la versione con app o senza app, quindi non è una grossa spesa per me. Se l'applicazione funziona bene, che andremo a testarla, vi consiglio di prendere quello domotizzato. Andiamo adesso a settare il livello corretto per il funzionamento della nostra sonda. La prima cosa da fare, quindi, ragazzi, è decidere l'altezza dell'acqua per il vostro acquario. Io tengo 1 centimetro per avere giusto uno scarto di sicurezza. Una volta che abbiamo settato il nostro livello, dobbiamo andare a
posizionare la sonda correttamente. Il sensore è composto da due parti, una parte bassa e una parte alta. In mezzo troverete un piccolo LED verde che indicherà il livello giusto, diciamola così, e quando l'acqua raggiunge la punta superiore si accenderà il LED giallo. Questo LED giallo sarà la portata massima del sensore e quando arriverà il LED giallo dovremo stoppare la calibrazione. Quello che dovremo fare quindi è andare a posizionare con il nostro acquario pieno il sensore in modo tale che sfiori leggermente la superficie, la punta alta, in modo tale che il LED diventi giallo. La telecamera non riesce a inquadrare correttamente il LED, ma vi assicuro che si è acceso un piccolo LED di colore differente, giallo, che indica il troppo pieno e sarà il livello massimo che dovremo avere nella nostra vasca. Per settare il sensore adesso andiamo ad abbassare il livello dell'acqua fino a che non si spegne il LED verde. Quello sarà il momento in cui si attiverà la nostra pompa, quindi procediamo ad abbassarla. Proseguo quindi facendo il cambio dell'acqua ed andando a sollevare il nostro tubicino quando il LED verde si spegnerà. Ecco, il LED verde si è spento, quindi sollevo il tubo. Bene ragazzi, a questo punto, dato che abbiamo l'acqua a livello minimo, andiamo ad aprire Smart Life. Andiamo ad aprire il nostro dispositivo chiamato rabbocco e ovviamente adesso era in pausa, altrimenti sarebbe partito. Quindi cosa facciamo? Function Setting, ATO, e andiamo a prendere il secondo parametro. Il secondo parametro ci permetterà, andando a premere Start Setting, di far partire l'acqua e di stopparla automaticamente con il nostro ditino, non automaticamente, quando raggiunge il livello desiderato. Il nostro dispositivo adesso è settato, premiamo Stop perché si è appena acceso il LED giallo. A questo punto facciamo Save and Return e a questo punto il nostro sistema è operativo e siamo pronti per farlo andare in azione. Ecco ragazzi, un'altra cosa di cui volevo andarvi a parlare è il corretto posizionamento della mandata della pompa. Cosa significa? Significa che se noi teniamo il tubicino troppo basso, troppo dentro proprio l'acqua, una volta che la pompa avrà immesso la quantità d'acqua si creerà un sifone. Quindi cosa succederà? Quando la pompa si spegne l'acquario si svuota all'interno della tanica, quindi è un finché il tubo, fino all'altezza del tubo, quindi ragazzi è un problema questo. L'azienda cosa dice? Dice che per evitare questa problematica basta fare un piccolo forellino nel tubo di silicone che è posto all'interno della tanica in modo tale da impedire il sifonamento del tubo. Sinceramente, ok, sì, funziona. Personalmente penso che invece adopterò per un valvola antiritorno posta e subito prima della mandata, in modo tale da avere l'acqua che si blocchi per una valvolina. Mi sembra un po' più sicuro, mi sembra un po' più un lavoro un po' più pulito, però magari sono fissazioni mentali mie, ragazzi, non vi saprei dire effettivamente. Non ho intenzione di andare a bucare il tubicino, ma sicuramente andrò a mettere una valvola antiritorno appena ne trovo una della dimensione adeguata. Il sistema di rabbocco è adatto per acquari fino a 18 mm di spessore di vetro, quindi insomma ragazzi, belli acquari, non è un problema. Però il supporto tiene fino a 15 mm, quindi direi che se teniamo una vasca di 15 mm siamo più che sufficienti. Per chi se lo domandasse, che è stata una delle prime domande che mi sono posto anch'io, è: questa pompa ce la fa a tirarmela su? Bene, raggiunge i 2 metri di altezza, 1,92 metri, dipende dal produttore, dice 2 metri. E quindi ragazzi non abbiate paura, perché anche se avete vasche alte, la piccola pompettina, anche se piccola, è parecchio potente, quindi riuscirà ad andare ad eseguire il rabbocco. Bene ragazzi, se avete domande su questo prodotto vi chiedo di lasciarle qui sotto nei commenti, in modo tale che possa togliere qualsiasi dubbio o fugare qualsiasi domanda, non è assolutamente un problema. Consiglio l'acquisto? Beh, una volta settato correttamente, capito la logica di come funziona questo strumento, direi sì, vale la pena l'acquisto e sono contento di possederlo finalmente e non dovrò più alzare taniche per andare a fare i rabbocchi.
Bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi saluto, vi ringrazio come al solito di avermi seguito, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!